Arrigo Sacchi. È lui l'uomo nuovo del calcio italiano. Su di lui punta la federazione, che gli affida la panchina della nazionale in vista del mondiale di USA 94. Siamo passati da uno spirito, diciamo, familiaristico a uno spirito di, diciamo, di un'azienda industriale. Sacchi ha cambiato il cercare di riorganizzare una nazionale prendendo magari come modello una squadra di calcio, un club. Voleva riproporre appunto quello che faceva nel Milan o nel Parma anche in nazionale, però era molto più difficile. In quegli anni fu il primo a convocare veramente tantissimi giocatori proprio per provarli e vederli da vicino. Lui voleva dei giocatori adatti al suo gioco. Non è che magari tante volte non convocava giocatori più bravi perché non erano adatti al suo gioco. Lui è veramente un perfezionista incredibile. Per lui l'allenamento era come la partita. Niki, per favore! Porco Giuda! Finalmente si fa sul serio. Contro la Svizzera, in palio ci sono i punti validi per qualificarsi ai mondiali americani. La Suisse résiste bien lors du premier quart d'heure, 17e minute. Gli svizzeri avrebbero firmato ad occhi chiusi, prima di cominciare a giocare la partita naturalmente, una cambiale in bianco per un pareggio con l'Italia. Poi su 2-0 sono scoppiati dalla gioia. Il telecronista della TV svizzera sembrava sul punto di essere colpito da infarto, dal quale si è salvato con il pareggio finale. La nazionale stenta a decollare e tradisce le aspettative dei tifosi. La risicata vittoria su Malta, poi, scatena una raffica di critiche che piovono impietose sugli azzurri e sul loro CT. Abbiamo fatto sempre delle prove. Mi ricordo in un amichevole che abbiamo giocato un 4-2-2-2 e poi provammo un 4-3-3. 4-4-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io non ho un modulo. Le partite con Portogallo e Scozia sembrano finalmente dare una risposta convincente alle teorie sacchiane. Nella testa del CT c'è l'idea di un gioco nuovo, fatto di possesso palla, intensità e iniziativa costante. Il suo era un gioco d'attacco, un gioco spregiudicato, dove imponeva sempre il suo tipo di gioco rispetto all'avversario. La nota più lieta nella vittoria di ieri sulla Scozia sta proprio nella capacità dimostrata da una squadra inedita, quasi in formazione di emergenza, di assecondare gli schemi e lo spirito di Sacchi. Lo stadio di San Siro ospita la partita decisiva per ottenere il visto per USA 94. Di fronte agli azzurri, il Portogallo di Rui Costa. La partita decisiva dove a noi basta il pareggio, però giochiamo a viso aperto. È Dino Baggio, a una manciata di minuti dalla fine, a regalare vittoria e qualificazione all'Italia. Non sono corsi fiumi di champagne, abbiamo saputo negli spogliatoi. Quando festeggerete? Cerchi. Che cosa chiederete a Madarrese per festeggiare allora? A me due bottiglie. Ci siamo. Il gruppone azzurro sta per imbarcarsi alla volta degli Stati Uniti. L'obiettivo è sempre stato sventolato fin dall'inizio, quello di arrivare in finale. Ma io sfacciatamente devo dire che alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti mi fu chiesto: ma secondo lei che succederà? Io dissi: ci sarà la finale Italia-Brasile. Noi ci credevamo, anche perché sapevamo di avere un buon gruppo, un gruppo unito, un gruppo che aveva voglia di far bene, di arrivare fino in fondo. Il gruppo di calciatori voluto dal commissario tecnico Sacchi non è ancora riuscito ad infondere fiducia negli sportivi, ma i sogni, anche quelli, corrono di pari passo con le ansie della vigilia. Il sogno è fare un bel mondiale sia l'Italia che il sottoscritto. Non c'è stato il tanto atteso bagno di folla. Solo un centinaio i tifosi italo-americani all'aeroporto di Newark per accogliere la nazionale di Arrigo Sacchi. Pochissimi rispetto alle previsioni, ma assai rumorosi e armati di un incrollabile entusiasmo. Ce l'ha il biglietto per Italia-Irlanda? Sì, tutto. Riuscì
a portare la nazionale a giocare a New York. Beh, io devo dire che lo stadio era pieno di irlandesi, non di italiani. Però gli italiani sono venduti i biglietti. In un clamore assordante fanno il loro ingresso in campo al Giant Stadium le formazioni di Italia e di Eire, che stanno per dare inizio alla loro partita d'esordio qui ai mondiali americani. L'Italia è inserita nel girone con Messico, Norvegia e Eire. E sono proprio i verdi guidati da Jack Charlton, gli avversari degli azzurri per il debutto mondiale. Abbiamo giocato la prima partita con l'Irlanda, sotto un caldo tremendo. Incontrammo un clima incredibile, un dispendio di energie stratosferico, cose in attesa da parte di tutti. Tutto è pronto per il calcio d'avvio. Italia contro Eire, partiti. Il clima non aiuta, ma gli azzurri non sembrano in palla. Fisicamente in quella partita lì abbiamo dimostrato di essere inferiori. La preparazione non era stata fatta per la prima partita, ma per la fine. Attenzione, riconquista il pallone e segna per l'Irlanda Houghton. È stato un cross, noi l'abbiamo respinta, è arrivato questo giocatore che ha tirato da fuori aria. Io ero convinto di essere più verso la linea di porta, invece ero molto più avanti, la palla mi fece un pallonetto, fece un errore di valutazione. L'Italia è sotto, la strada è in salita. Ora si fa tutto molto difficile, 11 minuti di gioco, Irlanda è in vantaggio nei confronti dell'Italia. Un po' per il clima, un po' per la tensione, un po' per il risultato che si era messo male, sicuramente non è stata una partita eccezionale per noi, anzi direi che è stata abbastanza deludente. Fischia alla fine l'arbitro. Risulta Jackie Chapman. L'Eire batte l'Italia per 1-0. Si avvertiva la nostra delusione, il nostro timore, più che paura, timore di poter aver compromesso con una partita subito magari il nostro cammino. È mancato tutto all'Italia, soprattutto il gioco. La stampa va giù pesante con il CT, che non gradisce e appare particolarmente irascibile e nervoso. A farne le spese è Benarrivo. Se io ti trovo un'altra volta lì non giochi più fino alla fine del campionato. Così ti svegli. Qualcuno si preoccupa che dopo l'aspro rimprovero di Sacchi il giocatore possa sentirsi particolarmente condizionato. In realtà, se c'è problema di condizionamento, quello riguarda tutti. È generale la sensazione che i giocatori si sentano quasi paralizzati perché preoccupati più di rispettare la posizione e gli ordini impartiti dal CT che di esprimere liberamente il proprio talento agonistico. Italia-Norvegia. Seconda partita del mondiale e già si parla di ultima spiaggia per l'Italia, che deve assolutamente vincere. Ci vuole senz'altro una prova d'orgoglio da parte della nostra nazionale per far dimenticare la parentesi amara contro l'Irlanda. Dovevamo vincere, il pareggio non ci bastava. Roberto Baggio si avvicina al tiro che termina fuori di pochissimo. Bene. Spinge subito in avanti l'Italia, che sfiora più volte il vantaggio. L'appuntamento con il gol sembra ormai prossimo. Ma basta un lampo improvviso della Norvegia per far piombare una tegola sulla testa degli azzurri. Funzionò male un'alzata difensiva, sbagliamo il fuorigioco, un giocatore del Norvegia si presenta davanti a me, io sono uscito fuori area, lui calciò la palla e la presi col braccio. Attenzione, troviamo la nostra difesa impreparata e Pagliuca. Espulso Pagliuca, che non sa darsi pace, entra in campo al suo posto naturalmente Marchegiani e dovrà essere tolto un giocatore di movimento. Esce Roberto Baggio. Se vedete che Roberto Baggio sta dicendo chi io? Non se l'aspettava nemmeno lui. Baggio uscì nella partita contro la Norvegia, non gradì la sostituzione con quel gesto portandosi il dito sulla tempia, disse ma questo è matto. Il codino viene sacrificato e ci rimane male. È come aver tolto a un bambino il pallone, la peggiore delle punizioni. C'era un po' di stupore da parte di tutti e soprattutto di Baggio, perché sicuramente non se l'aspettava.
Ma non è finita. La seconda mazzata per l'Italia arriva all'inizio del secondo tempo. Attenzione, c'è anche Baresi ora che ha qualche problema. Ai ai ai. E vedete che zoppica vistosamente. Siamo in nove in questo momento. Un ginocchio tradisce Baresi. Fuori anche lui. Ci sarà da soffrire più che mai. Siamo rimasti coi denti, con le unghie, non so, con tutte le forze che avevamo in partita. Signori, attenzione! Gol! Gol! Gol di Dino Baggio! Gol di Dino Baggio! Siamo in vantaggio! Siamo riusciti in una strategia di calcio piazzato dove le provi in allenamento a fare un gol. Io avrei fatto le stesse cose che ha fatto Sacchi. Lui ha tolto il Baggio che non andava bene e ha lasciato il Baggio buono. La gente sta con Sacchi stavolta. La vittoria scaccia ogni dubbio e scatena la passione dei tifosi. Spunta il signor Arcangelo. Dopo Italia-Irlanda ha deciso di andare allo stadio con una statua di Sant'Antonio. Ho trovato una statuetta a casa e l'ho vestita e l'ho portata subito con Italia-Norvegia. Bravo, e ci ha portato fortuna. Ultima giornata, quella decisiva. Tutte le squadre sono a pari punti. La qualificazione non è ancora raggiunta. Tutto si deciderà alla fine di questi 90 minuti. Ora per Albertini, dentro, un pallone per Massaro! E il gol! Vai Provvidenza, gol di Massaro! Non è stata una partita esaltante, una partita proprio da pareggio. Attenzione, Ermosiglio, fuori! La possibilità di tiro e il gol da parte di Bernal. Ha segnato Bernal, 1-1. Il fischio dell'arbitro è finita 1-1. L'1-1 fa felice tutti, ma per l'Italia il passaggio al turno successivo avviene per il rotto della cuffia grazie all'ultimo posto disponibile tra le terze migliori piazzate. In queste tre partite, pur giocando contro avversarie forti, io credo che l'Italia non abbia mai sfigurato, anzi a volte ha dovuto anche così sconfiggere una certa sfortuna. Italia-Nigeria, ottavi di finale. La Nigeria è la squadra più in forma del momento e che ha appena rimandato a casa l'Argentina. Ma la Nigeria fa paura per davvero? Chi lo sa? Secondo noi, visto il recente passato, fa più paura l'Italia. Le amnesie dei nostri, le incertezze e la preoccupazione di dover dimostrare tutto in una partita ad eliminazione diretta potrebbero far temere il peggio. Questa è la parte negativa. Di positivo c'è Roberto Baggio che ride e scherza con tutti. Appuntamento alle 19, alle 13 a Boston. E attenti a Baggio, il suo mondiale comincia oggi. Incontriamo dove fisicamente lo stanno benissimo e dove avevano dei giocatori di grande talento. Partita dura, con interventi decisi e spigolosi da entrambe le parti. La posta in palio è di valore e nessuno ha intenzione di tirare indietro la gamba. Parabola alta, il pallone in gol. Palla in gol, errore dei nostri difensori che subiscono un gol davvero balordo. Quel che non doveva succedere è successo. La Nigeria ha segnato su un regalo della difesa dell'Italia. Sacchi allora ricorre a Zola, confidando sull'estro del piccolo genio del Parma per raggiungere il pari. Ma ancora una volta la sfortuna, sotto forma dell'arbitro Brizio Carter, si accanisce contro la formazione azzurra. Viene espulso. Pure questa ci voleva, no? Veramente è incredibile, proprio. Ancora adesso se uno lo rivede capisce che è un errore incredibile. Mancava 5 minuti dalla fine, ero già lì che pensavo dove andare in vacanza, cosa fare, con chi andare, insomma. Massaro qui sfugge il pallone. Veramente stiamo finendo in modo inglorioso questa nostra avventura americana.
in 10, con le idee annebbiate e sotto di un gol. Per l'Italia adesso ci vuole un miracolo per raddrizzare le sorti del mondiale. Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio. Al 43esimo del secondo tempo. Il Codino ha fatto il prodigio. Il miracolo si è avverato. Ha capito che ha fatto qualcosa di straordinario per tutti i compagni, per tutta la squadra. E a quel punto si è liberato forse dai pensieri della sostituzione contro la Norvegia. E ha dato, diciamo, ha messo in campo solo il suo talento. Dopo il primo gol con la Nigeria si è visto un altro Baggio molto più sicuro dei suoi mesi. Pallonetto per Benarrivo, giù, rigore, rigore. Sì! Non puoi essere solo fortunato in quelle partite. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine. Vinci una partita come sembrava persa in un mondiale ti dà tantissima energia nervosa. Eroica in 10, batte arbitro e Nigeria 2-1. È un'Italia tutta cuore. Alle 18 ore italiane l'Italia si fermerà ancora una volta tutti col fiato sospeso per seguire Italia-Spagna, incontro che apre i quarti di finale dei mondiali. Arriviamo col pullman, vediamo un po' coperto, eravamo contenti a Boston, per la prima volta non c'è il sole, scendiamo, si guarda l'umidità e cominciamo a sudare, proprio solo... Quindi 100% umidità. Ci vorrà cuore e fantasia per superare le furie rosse della Spagna. Un cliente tra i più ostici e dal morale alle stelle dopo aver battuto 3-0 la Svizzera. Porta rientra Pagliuca dopo aver scontato i due turni di squalifica. Io e Marchegiani siamo stati fino a due giorni prima dell'inizio della partita. Tutti e due eravamo molto in tensione. La sera prima della partita con la Spagna arrivò da me Carmignani in camera e mi disse che avrei giocato io. E io ero felicissimo, quindi grande voglia veramente di rifarmi da questo inizio brutto di mondiale. Fischia Pool, ora è il momento di fare sul serio. Va Massaro, c'è Nadal su di lui, entra in area Massaro, mette in mezzo questo pallone a Roberto Baggio. Quella è stata forse la prima partita che è stata veramente ben giocata dall'Italia. Poi l'inserimento per Dino Baggio che è un buon tiratore, parte il suo tiro ed è gol, grandissimo gol di Dino Baggio. Da un Baggio all'altro senza soluzione di continuità. Ma è tutta la squadra che sembra girare a dovere. Sergi in profondità per Luis Enrique, ancora Sergi nella nostra area, attenzione, Caminero, tiro e gol. Incredibile come la sfortuna si accanisca contro la nostra nazionale. Un'autorete e tutto da rifare. Loro pareggiarono su autorete, poi noi soffrimmo tantissimo. Fu un rilancio, la palla passò tra Costa Curta, mi sembra, penso Maldini. Attenzione Julio Salinas, ai 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 ai. La lasciarono passare e Salinas si presentò solo davanti a me, e poteva far tutto. Calciò secco pensando di aver fatto gol. E io con la gamba, col piede, respinsi il tiro. Soffrimo e uguale all'88esimo, mancava pochi minuti alla fine. Berti, il lancio è per Signori. Signori da quest'altra parte per Roberto Baggio. Roberto Baggio salta e segna Roberto Baggio al 42esimo del secondo tempo. Sventolano le bandiere tricolori.
L'entusiasmo in campo con gli azzurri stretti intorno a Baggio è lo stesso che unisce i tifosi italiani ancora una volta scesi nelle piazze a festeggiare. Ogni partita è sofferta. Alla fine dobbiamo cambiare il numero 13 col 43. L'ora del miracolo. Ormai mancano meno di due ore a Italia-Bulgaria, una partita che vale la finale del Mondiale degli Stati Uniti. In semifinale ci aspetta la Bulgaria, una delle sorprese di USA 94. Anche con la Bulgaria giocavamo, c'era una temperatura, sembrava un forno. Poi il Giant Stadium era fatto a bomboniera, quindi non tirava un filo d'aria, manca a morire. C'era un'umidità pazzesca perché si sudava a stare fermo. Però eravamo molto carichi, ancora con la vittoria con la Spagna all'ultimo minuto ci aveva dato una grande sicurezza, una grande determinazione. Italia-Bulgaria, Baggio contro Stoichkov. Roberto si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio. Giocammo benissimo il primo tempo contro la Bulgaria, che in modo particolare quello che era il centro motore fu Albertini, che giocò una partita strepitosa. Ben arrivo. Beffa ottimamente Kiriakov. Roberto per Albertini, può provare il destro. Palo clamoroso. Primo tempo di quella partita veramente giocammo per chiudere la partita perché volevamo andare in finale. Donadoni da ancora fuori per Albertini, prova nuovamente a beffare Mikhailov. Stiamo giocando una gran partita. Albertini, pallonetto, Roberto, tiro e gol! Raddoppio ancora di Roberto Baggio! È lo smarcamento di un tuo compagno che poi è Roberto Baggio, poi c'è la qualità magari per mettere la palla sopra alla difesa e la fortuna è che Roberto Baggio fa gol, se no dopo ci si dimentica magari anche del tante volte si dimentica del passaggio. Con la Bulgaria è stata secondo me la più bella partita giocata da noi nel mondiale. Sembrava tutto bello. Ma la cattiva sorte non perde occasione per offuscare il cielo azzurro con nubi cariche di pioggia. Baggio si è infortunato. Proprio ora che la finale mondiale è stata raggiunta. E vedete le lacrime di Roberto Baggio. L'ultimo allenamento che... Che sensazione ti ha aggiunto? Non saprei anch'io dire benissimo come sto. Adesso abbiamo 24 ore e fino a domani è chiaro che cerchiamo di fare il massimo con il mio fisioterapista. Disponibile comunque a rischiare tutto, anche qualcosa di più? Vabbè, quello sì. L'importante è che però possa essere una condizione accettabile perché mettere in difficoltà la mia squadra, questo è poco più sicuro. Il sogno mondiale è a un passo, ma Baggio giocherà? Lo stadio intanto si riempie nell'attesa della grande sfida finale e del codino. Giocavamo a Los Angeles, quindi un altro clima, c'era meno umidità, era un po' più secco. Si cambia costa e il caldo sembra dare una tregua ai giocatori. Un caldo molto diverso da quello che eravamo ormai abituati a sopportare sulla costa atlantica. Baggio c'è, gioca il codino anche se non è al massimo della forma. Aveva questo dispiacere di arrivare all'appuntamento più importante dopo un cammino straordinario, non in condizioni ottimali, sperando in un colpo di genio che poteva anche uscire magari al 50% delle condizioni che era. Ci aveva portato alla vittoria con 5 gol in 3 partite, quindi penso che meritasse di giocare. Me la ricordo soprattutto per la tensione, proprio mi entrare in campo che mi tremavano le gambe. C'è anche Franco Baresi, incredibile.
Dopo neanche 20 giorni dall'operazione al menisco, il nostro capitano è di nuovo in campo. La vigilia di Franco è stata una vigilia lunghissima. Questo si è operato e poi è tornato a giocare. È una cosa stupenda. Finalissima del campionato del mondo di calcio fra Brasile e Italia. Chi vince entra nella storia. Sarà la prima formazione ad aver vinto il quarto titolo mondiale. Va dentro il pallone sul quale c'è il perfetto anticipo da parte di Baresi che supera la linea centrale del campo. Franco Baresi fece una partita da gladiatore, fu veramente bravissimo, bravissimo, bravissimo. Fu una partita straordinaria sua. Roberto Baggio, c'è anche Baresi, palla addirittura per Baresi che al limite dell'area di rigore brasiliana termina giù. Le squadre provarono a vincere, noi abbiamo avuto due o tre occasioni e due o tre le hanno avute loro. Centrale stavolta a favore di Massaro e passa il tiro. Vicinissimi al gol noi, ma anche il Brasile, che ci fa venire i brividi con Romario, che sbaglia a pochi metri dalla linea di porta. Poi c'è la conclusione dalla lunga distanza che sfugge a Pagliuca da parte di Mauro Silva. La palla cambiò traiettoria, io ero in una posizione, poi dopo ho cambiato traiettoria, ho cercato di recuperare, non ce l'ho fatta, però fortunatamente la palla ha colpito il palo. Dal di fuori sembrava così che fosse abbastanza tranquillo, ma dentro di me ero agitato. Io ringrazio il Signore che quella palla non me l'ha fatta entrare. Loro hanno corso fino alla fine senza problemi, stavano molto meglio fisicamente, si è visto in campo. Il Brasile è ancora pericoloso, ma lo 0-0 non si sblocca. Il fischio di Puhl, il 15° titolo di campione del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore. Ero contento, ho detto adesso o la va o la spacca, e se si vince va bene, se perdiamo va bene lo stesso. E ora vedremo come andrà a finire questa lotteria dei calci di rigore. Mi ricordo che guardai Taffarel, ci guardiamo, ci abbracciamo, come dire, in bocca al lupo, perché insomma sono cose meravigliose, il fatto che vai a una finale mondiale ai rigori. Tirerà per primo Baresi. Quando ha tirato Baresi, di fronte a lui c'era tutto un colore brasiliano. Franco tirò un rigore della disperazione, tirò forte come faceva lui di solito anche al Milan e purtroppo la prese troppo bassa, la palla si impennò. Errore di Baresi che calcia altissimo. L'errore di Baresi ha dato il là a mille preoccupazioni, ha aumentato sicuramente la tensione. Do Marcio Santos calciò una botta sulla mia destra. Io intuì. Pagliuca para! Grandissimo Pagliuca! Io l'ho presi bene. E ora per l'Italia è Albertini. Per un calciatore l'emozione, quello che ti passa per la testa, partire da centrocampo per arrivare al dischetto per battere il rigore è veramente una cosa che va provata. 0-0 dopo i primi due rigori. Misi la palla sul dischetto, dietro c'era la curva tutta del Brasile, cioè la porta era talmente piccola che dice è impossibile far gol qui. Italia 1, Brasile 0 dopo il secondo rigore. Poi successivamente venne Romario, fece un mezzo intervallo, tirò la palla, colpì il palo, però purtroppo palo interno entrò. Se la prendeva il palo e la palla usciva, probabilmente avremmo vinto il mondiale. 1-1.
situazione di assoluta parità. 3 tiri e 2 gol per parte. Al quarto tiro, Massaro. Para Tafarel, stavolta la situazione è davvero molto grave. Abbiamo ancora una tenue speranza. Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto. Baggio di solito i rigori li tirava bassi, rasoterra, spezzare il portiere. Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile. La responsabilità di quel rigore era l'ultimo, e hanno pesato tantissimo nel calciarlo così male. La delusione è enorme. A distanza di tempo dire che sei stato vice campione del mondo, dire che potevi essere stato campione del mondo, e cambia tanto. Lì per lì ero contento di tutto. La grande delusione verrà negli anni a seguire, quando sarai anche più vecchio e penserai l'occasione che ho perso. Più passano gli anni e più mi rendo conto che un'occasione così è irripetibile, ti viene un'amarezza, una rabbia sempre più grande. Pirlo, Italia-Scozia, qualificazioni mondiali 2006, pennellata a fil di palo. Paolo Rossi, Italia-Germania, Mondiali 1982, anticipa tutti, anche i compagni. Marco Del Vecchio, Italia-Romania, qualificazioni mondiali 2002, stop di petto con girata al volo di sinistro. Roberto Baggio, Italia-Estonia, qualificazioni mondiali 1994, riceve l'assist, dribbla il portiere ed appoggia in rete. Fabrizio Ravanelli, Moldova-Italia, qualificazioni mondiali 1998, sinistro perfetto all'incrocio dei pali. Giacinto Facchetti, Italia-Finlandia, qualificazioni mondiali 66, riprende una deviazione e fulmina il portiere. Francesco Totti, Georgia-Italia, qualificazioni mondiali 2002, salta il portiere in corsa e realizza. We'll be right back.
Renato Zaccarelli, Italia-Francia, Mondiali 1978. Splendida rasoiata al volo ad incrociare. Bovieri, Italia-Camerun, Mondiali 1998. Delizioso tocco a scavalcare il portiere. Roberto Bettega, Italia-Finlandia, qualificazioni mondiali 1978. Controllo in area, dribbling aereo e sinistro vincente.